Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il 2 di febbraio del 2021 e noi continueremo nel nostro cammino attraverso la lettura della parola del nostro Signore. Noi questa mattina leggeremo Genesi capitolo 42 e quindi leggi con me la parola del Signore. Stiamo leggendo questa bellissima storia della vita di Giuseppe, che sicuramente è un grande esempio di fede, di perseveranza, di costanza e anche allo stesso tempo di vedere la potente mano di Dio che agisce attraverso di lui e nella sua vita. Genesi capitolo 42. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva: «Che non gli succeda qualche disgrazia». I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come uno straneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva fatto riguardo a loro e disse: «Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Ed essi a lui: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie». Ma egli gli disse: «No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Quelli risposero: «No, noi, i tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre e uno non è più». E Giuseppe disse loro: «La cosa è come vi ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova per la vita del faraone. Non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello e voi resterete qui in carcere perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi, se no, per la vita del faraone siete delle spie». E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e vivrete, io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi, fratelli, resti qui incatenato nella vostra prigione e voi andate a portare il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e voi non morirete». Ed essi fecero così. Allora si dicevano l'un l'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, già che vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia». Ruben rispose loro: «Non ve lo dicevo io, non commettete peccato, questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto, perciò ecco, il suo sangue ci è ridomandato». Ora, essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simone, che fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio, e così fu fatto.
Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Or, uno di essi aprì il suo sacco per dare del forraggio al suo asino nel luogo dove pernottavano e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli, «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e tremarono e dicevano l'un l'altro, «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?» E giunsero e gli raccontarono tutto quello che gli era accaduto al loro padre Giacobbe. L'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto, siamo gente sincera, non siamo delle spie. Siamo 12 fratelli, figli di un nostro, del nostro padre. Uno non è più, e il più giovane è oggi con il nostro padre nel paese di Canaan. Quell'uomo, signore del paese, ci ha detto, da questo saprò se siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli. Prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie. Partite e portatemi vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete traficare nel paese. Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Giacobbe, loro padre, disse, «Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più, Simeone non è più e mi volete togliere anche Beniamino». Tutte queste cose pesavano su di me. Ruben disse a suo padre, «Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli, affidalo a me e io te li ricondurrò». Giacobbe rispose, «Mio figlio non scenderà con voi perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti». Parola del Signore. Io ti aspetto domani mattina per continuare a leggere la parola del Signore. Sicuramente il Signore parlerà al tuo cuore e tu sarai benedetto. Vieni domani a mezzogiorno perché noi leggeremo la parola del Signore insieme.